Al Quirinale il ministro del lavoro Orlando ha consegnato le stelle al merito del lavoro. Sentiamo Angelica Fiore e poi Laura Sansavini. 20 nuovi maestri del lavoro hanno ricevuto la stella al Quirinale dal ministro Orlando, che ha sottolineato come il 1 maggio sia il simbolo di una storia con valore mondiale e con l'affermazione della dignità del lavoro come base del progresso e del benessere delle persone. Ma dopo 2 anni di pandemia e in uno scenario geopolitico preoccupante, nel nostro paese è cresciuto il lavoro povero e una sua progressiva svalutazione. Servono perciò regole nuove per aumentare i salari e contrastare la precarietà. Ed è forse proprio il divario fra le previsioni costituzionali e il progressivo depauperamento del valore del lavoro ad aver creato profonde e pericolose ferite sociali che incidono anche sul tessuto della vita civile, sulla qualità della nostra democrazia. L'altro grande tema del 1 maggio, la sicurezza sul posto di lavoro, che è una priorità del governo, ha sottolineato Orlando, perché non sono morti bianche, definizione assolutoria e consolatoria. Nell'ultimo anno abbiamo rafforzato l'impianto normativo e legislativo, supportato e valorizzato il ruolo dell'INAIL, potenziato il personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro per incrementare il numero delle ispezioni. Io ho iniziato a lavorare il 5 gennaio 83. Nell'83 avevamo tutto in maniera manuale, bollavamo tutto, trascrivevamo tutto a penna, lavoravamo con le calcolatrici. Di questa lunga carriera c'è qualche momento che ricorda in particolare? Il passaggio lira-euro, che per noi è stato determinante e faticoso, e poi in ultimo la pandemia. Io ho iniziato a lavorare nel 1980. La sfida più grande che ha dovuto affrontare? La tragedia del ponte Morandi a Genova. In quell'occasione l'azienda ha dovuto fornire servizi sostitutivi autobus per sopperire alle linee ferroviarie che in Valpolcevera erano state interrotte dal crollo del ponte. E quel pomeriggio è stato davvero drammatico. Essere donna in un ruolo apicale. Ho sempre avuto le stesse opportunità, anche quando mi sono trovata agli inizi a entrare in un mondo che era un mondo prettamente, come posso dire, di ruoli ricoperti dal genere maschile. Merito di tutte le persone che ho incontrato durante il mio cammino che mi hanno aiutato tantissimo.